Pace e bene a tutti. In questo primo sabato di settembre ci accompagna il ricordo liturgico di San Gregorio Magno, Papa e Dottore della Chiesa. Invochiamo il suo spirito di sapienza a coloro che sono stati posti dal Signore maestri e guide nella Chiesa, perché il progresso dei fedeli sia gioia eterna dei pastori. Accogliamo la parola del Vangelo. Un sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli coglievano e mangiavano le spighe sfregandole con le mani. Alcuni farisei dissero: «Perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito?» Gesù rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta, ne mangiò e ne diede ai suoi compagni, sebbene non sia lecito mangiarli se non ai soli sacerdoti?» E diceva loro: «Il Figlio dell'uomo è Signore del sabato». Gesù deve sostenere con i farisei una polemica relativamente al sabato. Per gli ebrei il sabato era un giorno importantissimo. È il giorno consacrato in onore del Signore. In esso era proibito qualsiasi lavoro, perfino quello di cogliere qualche spiga nei campi. Ed è appunto questo che i farisei contestano a Gesù, vedendo i suoi discepoli raccogliere spighe in giorno di sabato. Ma Gesù non si spaventa e con la sua divina pazienza vuole far prendere coscienza ai farisei e anche a noi oggi che la legge è sempre per l'uomo e mai l'uomo per la legge. Citando l'episodio del re Davide che, affamato, si trovò a consumare il pane che era nel tempio sacro, al punto che solo i sacerdoti lo potevano toccare. Gesù ci fa capire che Dio vuol dei figli liberi, non dei sudditi ossessionati dalle regole. Le tradizioni, se non sono ben interpretate, minacciano di asservirci alla legge invece di far servire la legge all'uomo, diventano delle gabbie che ci imprigionano. Gesù, che è il Signore del sabato, è il Signore della legge e della sua più autentica e sana interpretazione. Egli ci rende liberi, non dalle regole, ma liberi di amare in una regola di vita. Cari fratelli e sorelle, facciamo tesoro di quanto oggi Gesù ci ha consegnato
nel Vangelo e ricordiamoci che la vita di ogni persona è prima di qualsiasi altra legge ed ogni legge mai potrà porsi contro la vita di una persona. Con un forte abbraccio vi saluto e per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Gregorio Magno vi dono di tutto cuore la benedizione del Signore, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona giornata a tutti.